Bentornati! È mica troppo questo per YouTube, è troppo questo, no? Perché io quest'anno voglio dare il 110% per il mio canale, perché non si sa mai, non si sa mai perché YouTube ha cambiato, per esempio, l'algoritmo un'altra volta e tutti i miei video potrebbero all'improvviso sparire nel nulla. E quindi ho voluto fare questo, ho voluto regalarmi e regalarvi questa cosa qui, questo splendore. Perché non si sa mai perché potrei morire da un momento all'altro e lasciare niente sul canale. Perché potrebbe arrivare un fan e farmi la John Lennonata, nel senso che arriva e mi dice «Tu sei io Toby?» «Sì!» Facciamo una foto? Benvenuti in Adrian! Ebbene sì, oggi siamo qui per parlare di una delle più grandi catastrofi della televisione italiana negli ultimi 10 anni. Lunedì 21 gennaio 2019 è andata in onda la prima puntata di Adrian, la serie evento. So che molti di voi l'hanno vista, ma moltissimi altri hanno soltanto visto quello che i loro amici hanno condiviso su Facebook. Sappiate che quella è soltanto la punta dell'iceberg. Tra l'altro dell'iceberg che ha fatto affondare il Titanic. Allora, voi immaginatevi, al posto del Titanic, Mediaset, e al posto del capitano Smith, Pier Silvio Berlusconi. Ecco. Adesso avete più o meno un'immagine di quello che è successo. Insieme a voi voglio analizzare e sviscerare tutte le informazioni che abbiamo su questa serie e capire perché sia passata da serie evento a cancellata dai palinsesti. Io sono qui, ho tutte le informazioni in mano e facciamo quasi una puntata di Blu Notte. Questo è Adrian, un mistero italiano. Vorrei iniziare facendo un appello alla televisione italiana. Basta! Basta rovinarci i grandi miti della nostra infanzia! Io perché devo vedermi Claudio Baglioni, un artista che portavo così quando ero piccolo, sul palmo della mano, un'icona della musica leggera italiana, dabbare a Sanremo, nel 2019? Perché mi devo sorbire degli sketch che anche negli anni 50 sarebbero risultati antiquati? E così anche Adriano Celentano, no? Il Peter Pan della Via Gluck. Baglioni a Sanremo che dabba e Celentano che fa una serie animata su Canale 5. Manca soltanto il canale di gameplay di De André, dove tra l'altro fa soltanto reaction ai balli di Fortnite, e il cazzo di filmino porno di Lucio Battisti che invece di mandare il filmino a una ragazza in direct l'ha messo sulle stories per sbaglio. Questa immagine è bellissima, quindi vi prego, basta con questo massacro mediatico. Detto questo, possiamo iniziare. Le polemiche sulla serie partono già dal trailer. Celentano, lo spot di Adrian infastidisce gli spettatori, volume troppo molesto. Che se lo vieni a chiedere a me, l'hanno deciso i vertici Mediaset. Perché hanno visto in anteprima l'episodio, hanno notato che fosse una merda e quindi ha detto, sai cosa facciamo? È troppo tardi per tirarci indietro, cerchiamo di ammazzare tutti con un infarto, no? Tipo un moderno Death Note. Poi arrivano le prime indiscrezioni, che dallo studio, durante le prove, Michelle Hunziker e Teo Teocoli se la telano. E leggendo queste notizie, io stavo già annusando il profumo di capolavoro, ovviamente. Però non ero ancora convinto nello spendere un'intera sera a guardare questa cosa qui. Finché sulla pagina Facebook ufficiale di Celentano non è apparso un promo. Vi giuro su Dio, non ho mai visto uno spot più incredibile di questo. Adriano in bagno, che si filma da solo, mentre appare la sua versione animata davanti alla telecamera e davanti allo specchio, senza una vera e propria prospettiva. Io ero in estasi mistica. Tanto che ho voluto contribuire al successo del progetto. Poco prima dell'uscita, però, arrivano i numeri. 10 anni di produzione e tra i 20 e i 30 milioni di euro di costi. Ora, le notizie su questi dati sono molto 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 confuse. A quanto pare ci sono stati casini nella produzione che l'hanno fatta saltare più volte dal 2009. Insomma, sono le caratteristiche per la prima serata su Canale 5. E Mediaset ha un disperato bisogno di ascolti, soprattutto dopo il flop dell'attesissimo ritorno della dottoressa Jo. Doccia gelata per Barbara D'Urso. Ed è per questo motivo, prego, che mi sono fatto stampare il cartonato dello share di Adrian, un po' tipo Memento Mori. Ma tralasciando tutte queste informazioni, le puntate in sé, come sono? Grazie per avermelo chiesto. Cercherò di raccontarvi e di capire i motivi
per i quali questa serie sia un caso mediatico nazionale, cercando di dividere tutto nelle 4 puntate. Non credo che andrò a fondo nelle puntate, uno perché Mediaset poi mi fa un bucio così, ma soprattutto perché le puntate ufficialmente non ci sono da nessuna parte, né su Mediaset Play né su Infinity. E fate conto che su Infinity c'è la dottoressa Jo. Però, se voleste recuperarvi almeno il primo episodio, qualcuno l'ha caricato su Xvideos. Adrian, The Italian Hentai. Ma state attenti, perché non ci sono scene di sesso esplicito. Come ricorda giustamente nei commenti del video Arturia Pendragon. Hentai? Non ho visto un cazzo in tutti i sensi. Francamente, non mi sembra hentai se non si vede manco un rapporto sessuale. Almeno, si è visto le zinne. Non ride. Grazie, Arturia. Ogni puntata è divisa in due parti. Il pre-show, ambientato in un teatro dove ci sono sketch e monologhi fatti da comici davanti ad un pubblico live, e poi la serie animata vera e propria. Il pre-show della prima puntata getta le basi per tutte le altre. Lento, noioso e veramente, dovete credermi, veramente tanto banale. Insieme a Nino Frassica si parla di immigrati, cercando di ironizzare con uno sketch con l'Arca di Noè, ma è talmente atroce nelle battute, nelle tempistiche, che tutto muore nei primi due cazzo di minuti. Poi arriva il monologo di Natalino Balasso. Noi sappiamo le potenzialità che ha Natalino Balasso e qual è il suo e quanto è bravo a fare il comico. Ma niente, non basta neanche quello. Una merda su tutti i livelli. Satira vecchia su argomenti stanchi. Passano soltanto 10 minuti e su internet si scatena il finimondo. Una serie di commenti così negativa che mi ha ricordato un altro evento importante della televisione italiana, quando Ciccio è stato invitato a Mai Dire Talk. Per chi non se lo ricordasse, questa è un'immagine catturata in quel momento. Ecco, se zoomate un attimo potete vedere Ciccio vessato dalla Jalappas. E finalmente, dopo un pochino, arriva anche Celentano, acclamato dal pubblico. Solo che dice soltanto di numero 15 parole e va via e parte la serie animata. E io mi sono messo nei panni di quei poveracci che sono stati invitati a teatro, magari dicendogli, dopo 7 anni sta per ritornare Adriano in TV, vuoi far parte del pubblico? E cazzo gli dice, cazzo sì, è il mio artista preferito. E poi rimane seduto a guardare 52 minuti di una serie animata proiettata contro un muro a teatro, così. E dopo 10 minuti di agonia live, finalmente inizia il motivo per cui noi siamo qua. E posso dirvi dal profondo del cuore che le aspettative sono state rispettate. La prima cosa che salta all'occhio sono i disegni e le animazioni. Molti sul web l'hanno definita una merda, animata malissimo, disegnata ancora peggio, ma secondo me non è del tutto vero. La verità è che in 52 minuti di episodio si passa dall'avere dei disegni effettivamente dettagliati a delle bozze mai finite di vignette inesistenti. Idem le animazioni, fluide e complesse, anche in scene con numerosi personaggi su schermo, fino ad arrivare a delle fotografie animate con il fluidifica di Photoshop. A volte assomigliano spaventosamente alle animazioni dell'Orso Balosso, a volte assomigliano a quelle animazioni dei videogiochi porno che c'erano ai primi anni del 2000 in Flash, quelle dove dovevi cliccare un tasto solo per far contrastare due personaggi per fargli fare sesso virtualmente. Io ci giocavo un sacco. Solo in un secondo momento arriva in faccia al pubblico la trama, molto confusa e molto molto noiosa. Riassumo brevemente. Ambientata nel futuristico 2068, Adrian è un orologiaio. Durante un concerto decide di prendere il posto del cantante e fare un pezzo suo. Diventa involontariamente famoso, ma proprio per questo parte una caccia all'uomo per mano del governo. E tra l'altro il cantante di cui prende il posto sul palco, che assomiglia vagamente ad un nemico di Kenshiro, è in realtà Giuliano dei Negramaro. No, davvero, sta cantando mentre tutto scorre sul palco e Adrian poi gli prende il posto. Non so voi, ma io sono veramente contento che nel 2068 gli unici due cantanti italiani sopravvissuti siano Adriano Celentano e i Negramaro. Niente Mahmood? Che peccato, niente trap? Strano. Da questo pilot però sono uscite due chicche interessanti. Il viso di Adriano a letto con Claudia Mori, che sembra uno di quegli esperimenti dove un artista sotto 20 droghe diverse disegna 20 volte il suo volto, no? Qui siamo verso i 10 mg di Loritab, che dovrebbe essere un derivante della codeina, più o meno. E poi, l'ormai famosissima per i memini che sono stati creati,
casa con la palma. Che tra l'altro, non so se lo sapete, ma questo non è un disegno di Milo Manara come tutti gli altri concept della serie, ma questo è un disegno proprio fatto da Adriano Celentano e postato nel suo blog nel 2015, Adriano, un attimo di aggiornamento, con scritto: Albero, non essere così rigoglioso, se no il comune ti strangola. Poesia. E io ho voluto omaggiarti, Adriano, facendo costruire tutto quanto. Mannaggia. E poi, ovviamente, non potevano mancare ulteriori polemiche. Durante un pezzo di puntata ambientato a Napoli, appare un edificio chiamato Mafia International, capitanato da un uomo cattivissimo che si chiama Drangenstein, che è una curiosissima fusione, non sto scherzando, è una curiosissima fusione tra Frankenstein e 'Ndrangheta. Ecco. Cosa mai potrebbe andare storto con la comunità italiana facendo questo tipo di rappresentazione? L'associazione Noi Consumatori presenterà querela contro la trasmissione di Canale 5 per la rappresentazione di Napoli quale capitale di Mafia International. Upsi! E dopo tutto questo casino, gli ascolti della puntata sono incredibilmente medi per essere il ritorno di Celentano dopo 7 anni di inattività in televisione. Ma c'è una particolarità. Nel segmento iniziale del pre-show, quando appare lui, siamo sui 5.997.000, che è circa il 22% di share. Come dicevo, medio per Mediaset. Ma quando inizia la serie animata, si scende al 19,07%, a 4.544.000 spettatori. Praticamente perde 1 milione di spettatori. Questo mi fa capire la discrepanza di chi volesse vedere lui e di chi fosse effettivamente interessato al progetto animato. Nella parte live del secondo episodio, invitano Giovanni Storti, che fa uno sketch con Natalino Balasso, sempre sugli stessi argomenti attuali, ma troppo ridondanti. Migranti, reddito di cittadinanza, quota 100 e così via. Adrian ha questo potere di rendere le persone potenzialmente divertenti in dei cazzo di clown senza talento. La serie animata, invece, sembra prendere la strada della noia. E nella mia testa pensavo, perfetto, per me finisce qui. Se diventa solo perculare le animazioni e i disegni, non ne vale la pena. Ma a un certo punto, il twist. Si scopre che Adrian di giorno aggiusta orologi, di notte è un supereroe mascherato chiamato La Volpe, che se ne va in giro con questa maschera nera che assomiglia un po' a Zorro, se devo dire, più che a un supereroe. E tra l'altro Zorro in spagnolo vuol dire proprio volpe, quindi è Zorro. Quindi è Zorro. Con tutti i cazzo di supereroi da cui potevano prendere spunto, hanno preso spunto dal più noioso mai creato sulla faccia della Terra. E non è manco italiano. Avessero preso spunto dai vecchi e dimenticati supereroi italiani, tipo Dick Fulmine, supereroe italo-americano del 1938, protagonista di avventure incredibili, tra le quali La bottega del cinese, Il mistero del colon e l'indimenticabile Rivolta negra. E invece no. Zorro. Ma non è questo il vero colpo di scena. La Volpe vede due ragazze che stanno per essere violentate in una scena anche abbastanza forte e le salva. Avrebbe potuto stare zitto, salutare e andare via. Invece si gira, le guarda negli occhi ancora scosse dal trauma e dice: se aveste bevuto qualche bicchierino in meno, forse avreste evitato l'increscioso approccio con quei tipi loschi. Panico! Su internet esplode il cataclisma. Ma mentre tutti gridavano giustamente allo scandalo, io stavo applaudendo dalla gioia. Perché, in una maniera un po' perversa, era esattamente questo che volevo da Adrian la serie. Non il classico trash da lavoro fatto male, ma proprio essere fuori luogo. Ed è da quel momento che ho iniziato a prendere appunti. Lo share di questo secondo episodio, ricordandoci sempre che il pre-show fa sempre circa un milioncino e qualcosa in più, si chiude al 13,26%, 2.887.000 spettatori, la metà quasi di quello della puntata precedente, che non è andata in onda una settimana prima, ma il giorno prima, in un giorno, ha perso la metà degli spettatori, che per un progetto costato tra i 20 e i 30 milioni e durato 10 anni, non credo sia accettato dai vertici Mediaset. Sopra si trema e Pier Silvio suda. Sapendo il putiferio che ha causato lo scorso episodio, come affronteranno il problema?
con una delle più grandi paraculate che io abbia mai visto in vita mia. Chiamano un'attrice, Ilenia Pastorelli, che tra l'altro è anche molto brava, è l'attrice che ha fatto, ve la ricorderete probabilmente, per Lo chiamavano Gigrobo, e le fanno fare un monologo sulla violenza contro le donne collegata alla frase «se l'è cercata». Oh, fan culo! Vogliono cercare di farci sentire in colpa per un problema che hanno creato loro. Sarebbe come urlare «viva gli animali» con un pezzo di cheeseburger che ti cade dalla bocca. È stato un disastro. Ma... la parte animata ha riservato una piccola gemma. Questo è Darian. È il travestimento che usa Adrian nella serie per non farsi catturare. Darian, Adrian, ha invertito le due lettere e ha messo un naso, una parrucca, gli occhiali, la gob, non lo so. Io volevo Dick Fulmine contro il pugilatore mascherato e invece no, mi devo sorbire la Befana Andreotti. Ormai, a quel punto lì, ho fiutato la cancellazione e ho perso un po' le speranze. Lo share è sceso al 10,55% con 2 milioni a malapena di spettatori. E mancano ancora 7 puntate. Nella quarta puntata arriva il dramma. Celentano non si presenta nel pre-show. Tonfo Adrian, ascolti polverizzati. Celentano sparisce. Pier Silvio io ormai me lo immagino come il sottotenente di Last Action Hero col fumo dalle orecchie. Al posto di Adriano però appare... Dovrei entrare nell'arca perché è mia, qui è tutto mio. Non so esattamente il perché, probabilmente perché Gigi Sabani è morto anni fa e non è più disponibile. Poco prima della puntata animata arriva pure l'esibizione di un ballerino ucraino che ha la faccia di Putin tatuata in mezzo ai pettorali. Cioè, è come se una puntata di Domenica Inn andasse ospite Primo Levi con una svastica tatuata sul petto, tipo American History X. No, più o meno. La parte animata, invece, è in fase molto calante. Poca carne al fuoco, ma un sacco di pipponi a due mani a Celentano che si presenta come colui che apre gli occhi alla gente e salva le menti di noi poveri ignoranti. Ma almeno abbiamo una soluzione ad un enigma che va avanti da 3 settimane. Qual è lo studio che ha fatto le animazioni di Adrian? Sono riuscito a trovare un vecchio articolo del 2005 del sito Fan Club di Adriano Celentano in cui c'è scritto che lo studio legato alle animazioni è lo studio SEC. Lo studio SEC è uno studio nordcoreano che tra le tante cose a cui ha elaborato ci sono quelle sottomarche della Disney tipo Simba Junior nella nazionale di calcio o cose simili, ma soprattutto è l'autore delle animazioni di 2 film di creazione italiana sulla leggenda del Titanic, chiamati appunto La leggenda del Titanic e Tentacolino. Che si sia scoperto questa cosa qua è incredibile. Ma non solo, passino le animazioni, ok? Come mai i disegni di Milo Manara a tratti siano così orrendi? Abbiamo la risposta anche di questo, perché come ogni mistero italiano che si rispetti, c'è sempre un colpo di scena. Questa, che voi credevate fosse soltanto una cartellina per tenere i fogli, in realtà è una lettera. Una lettera di Milo Manara, che dopo aver visto i suoi disegni devastati in questa serie, ha giustamente preso le distanze. Come sanno tutti quelli che si occupano di cinema e di animazione, questi disegni sarebbero dovuti essere utilizzati come riferimento per la realizzazione delle animazioni vere e proprie. Purtroppo la decisione di utilizzarli non è stata mia e a suo tempo non ho potuto che far presente la mia forte perplessità in merito. Praticamente questi hanno preso le bozze che Milo Manara ha fatto soltanto per dare un'idea del senso che avrebbe dovuto avere la serie e questo qui, lo studio SEC, le animate. E questo spiega il perché di quei piccoli incubi. Ma anche sapendo questa cosa qua, non basta a risollevare la serie, che cala al 7,66%, con 1,5 milioni di spettatori, in 4 puntate. Adrian scomparso dai palinsesti. Che fine farà lo show di Celentano? Ufficialmente lo rinviano di 1 settimana per un malanno di stagione di Adriano. Guarda caso, per la prossima settimana lo spostano al martedì, perché il lunedì ci sarebbe stato Montalbano e si stavano cagando per la competizione. Però il martedì sarebbe poi iniziata la Champions, quindi decidono, ragazzi, lo rinviamo di 1 settimana. Poi quella settimana diventano 2 e poi sparisce dai palinsesti. Cazzo, lunghetto sto malanno di stagione! E qui finisce la tragica storia di un mistero italiano,
di una serie che sarebbe potuta diventare l'avanguardia italiana e invece, alla fine, giace al fondo di una rupe. Esattamente come nell'episodio La rupe del silenzio di Dick Fulmine. Allora, questa parte qua non ho neanche il copione, perché voglio che sia il più sincera possibile. Adriano, uno scemo su internet cerca di spiegarti il perché, perché io ero contento quando è uscita la serie, non tanto perché sarebbe stato un disastro annunciato e quindi avrei riso da solo a casa mia, non solo per quello, ma perché è incredibile. È stato un annuncio incredibile nella televisione italiana, su Canale 5, una cosa del genere, fatta da un cantante, dopo tanti, tanti anni di carriera. È incredibile, anche perché tu combattevi con programmi tipo Guess My Age, sto cazzo di programma con Enrico Papi, che è un programma semplicemente dove la gente deve indovinare che età ha una persona soltanto visiva. Ma che idea del cazzo è? Sarebbe come fare un programma in prima serata su Rai 1 che chi tocca per ultimo la traversa va in porta. No, non è un programma, non è un coso per un programma. Quindi ero contento, Adriano. Ero contento, veramente. E secondo me questa cosa qua non ha funzionato perché non si è capito per chi cazzo fosse sta serie. Perché i giovani erano interessati alla serie animata, ma gente tipo i miei genitori o gente di 50-60 anni che ti adora da tanto tempo, non gliene frega un cazzo di una serie animata, Adriano, niente gliene frega. E infatti ti guardavano soltanto il pre-show, mentre chi guardava la serie animata arriva da, in questo decennio in cui tu hai fatto, hai lavorato alla serie, c'è stato di tutto, Netflix, non Netflix, pirateria, internet. L'internet si è evoluto tantissimo in questi 10 anni. La tua è una serie che è nata vecchia, ma vecchia veramente. Perché la cosa peggiore di questa serie qui non è tanto le animazioni, non è tanto i disegni, non è tanto che fosse trash, non è tanto che fosse noiosa la parte iniziale, non è tanto che fossero banali i monologhi e le battute. È che insulta all'intelligenza dello spettatore. Lo spettatore medio che usa internet, come me, come tutti, che usiamo internet da anni. Perché quello che alcune persone su Twitter e su Facebook hanno scritto è: se voi ascoltaste un po' di più la serie invece di criticare, capireste quante chiavi di lettura ci sono. Ma le chiavi di lettura di Adrian sono di una banalità sconcertante. Adriano, ti dico una cosa, non cambiarla in autunno questa serie qua, mettila su internet. Vieni da noi su internet, che la gente su internet se ne frega. Dopo una settimana c'è la settimana dove la gente poi se ne sbatte i coglioni di quello che hai messo. Puoi fare una merda, puoi fare uno show che non funziona, una serie che non funziona, le challenge, la crossbar challenge, puoi fare quello che vuoi. Poi la gente si incazza, ma poi gliene frega i coglioni. Non ci sono vertici Mediaset che ti fanno cagare in mano. Non c'è bisogno di mostrare un certificato medico per dire: ragazzi, purtroppo non ci sono. Vieni su internet. Se vuoi ti vendo il mio spazio su YouTube, il mio canale, così posso mettere un po' più di video. Facciamo, magari il martedì mettiamo Adrian, che lunedì c'è Montalbano, quindi non si sa mai, e vieni a farlo da me. Tanto chi cazzo, non gliene frega un cazzo la gente. E quindi, dopo tutto questo, ti dico grazie per aver creato questa serie qui. Potevamo farne a meno, però almeno ci hai provato. E abbiamo dato un occhio a quello che sarebbe potuto essere il futuro. Grazie. Che senza un volto hanno